Ok, ragazzi, dovremmo essere in live. Dovremmo esserci, dovremmo. Intanto, ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Tanto che vi connettete, vado a cambiare il joystick, che questo è scarico. Eccoci qua, signori. Pronti, mi raccomando. Stasera andiamo live con il buon The Medium. Aspettiamo che vi connettiate un po', ragazzi, poi iniziamo, eh? Sono curiosissimo di provarlo. Fatemi sapere qualcosa quando ci siete, ragazzi, che così iniziamo. Intanto vedo che Luli ha già scritto. Buonasera, Luli. Bene. Ecco, bene, siete in due. Piacere, piacere. Va bene. Allora, ragazzi, io inizio, mi raccomando, cercate di seguirmi perché cercherò di portarlo con una certa costanza insieme ad Assassin's Creed Valhalla. E la storia non me la sono spoilerata troppo del gioco, so soltanto che la protagonista ha dei poteri, diciamo, medianici. E tali che le rendono possibile esistere contemporaneamente in due mondi, in due realtà parallele. Diciamo che sono proprio dei piani, per cui ci sarà la nostra protagonista nel piano della realtà, quindi il nostro piano in cui viviamo noi, e nel piano credo che sia tipo l'aldilà. Comunque è in un'altra realtà che è parallela ed è abbastanza più oscura e macabra, quindi molto particolare. Anche perché noi la guideremo contemporaneamente in entrambi i mondi, con lo schermo diviso in due, quindi vedremo com'è che si sviluppa il tutto. Scusate. Il gioco è un'esclusiva Xbox, e c'è anche per PC, però ricade nelle esclusive Xbox, Microsoft, eccetera. Non lo si può giocare su PlayStation, per intenderci. E io direi, ragazzi, di iniziare e vediamo com'è il gioco. Scusate, ma ho mandato di traverso la saliva. Iniziamo. Sono carichissimo, signori. Comunque, ripeto, siamo su Xbox Series X, quindi sti cavoli. Allora, posta al livello che preferisco. Su che base lo preferisco, scusate. Così non ci vediamo una mazza, no? Quindi famo così. Così, dai. Ale, continua. Allora, facciamo. Mostra i sottotitoli, ovviamente. Sì, dimensioni del testo. Oddio, direi che possiamo andare anche con predefinito. Sfondo del testo. Non ce n'è bisogno. Nome di chi parla. Beh, oddio, no. Colore di chi parla. Vabbè, molto figo in realtà questa cosa, che credo sia uno dei pochi giochi dove puoi modificare esteticamente come possiamo leggere i sottotitoli. Non so se possiamo modificarlo anche strada facendo, ma comunque fatemi poi anche sapere voi se avete delle difficoltà a leggerlo. Io ne avrò di sicuro, però io faccio meno test, diciamo, ecco, fatemi sapere voi la vostra. Continuiamo. Ok, comunque siamo in impostazioni. Come sempre, ragazzi, io do sempre una spippolata prima alle impostazioni. Come vedete il testo lo possiamo modificare, così come anche lo schermo. E sti cavoli, magari abbasso un po' il volume della musica, che tende sempre a essere un po' altino. Facciamo così, dai. Poi massimo lo modifichiamo ancora. Ragazzi,
Divertiamoci, è l'unica cosa. Sono molto curioso di vedere come si sviluppa la trama, perché sinceramente conosco molto poco riguardante al gioco. Ah, ragazzi, con le cuffie e volume a palla, ovviamente, è un gioco horror, spegnete la luce, io me lo faccio con la luce accesa purtroppo perché mi devo mostrare a voi, altrimenti lo farei al buio. It all starts with a dead girl. Ale, questo credo sia la nostra protagonista da giovane. Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened. This scar of a memory. A part of me I could never fully understand. Well, that wasn't the only part. Un po' sporchina, la signora. No wonder people used to think I was strange. Okay. That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father, to dress him up for his last journey, put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. Okay. I was almost ready. I just had to find his special tie clip. Ok, signori, ci siamo, eh? Pronti? Allora. Iniziamo a dare una qualche occhiata in giro. Tipo questo, che sembra tipo un'agenda. Leggi. Ok, ottobre, 2, Memoriale dei Santi Angeli Custodi, funerale alle 10, ecografia, Nostra Signora del Rosario, biopsia, inviare pacco a Marianne, visita dal neurologo, funerale alle 12:30, ecografia, visita dal neurochirurgo, funerale alle 9, funerale alle 11, passare a prendere Marianne alla stazione, novembre, ogni santi, giorno dei morti, intervento. Ok, non sta molto bene e soprattutto va spesso a dei funerali. Va bene. Vabbè, una strana passione quella di
partecipare ai funerali. Poi fatemi sapere, signori, se la luminosità magari nel video risulta troppo bassa, perché il gioco è abbastanza dark effettivamente, o almeno soprattutto sul mio schermo. Sul mio schermo appare abbastanza scuro il tutto. Comunque direi che io possa spippolare solamente quell'agenda in questa stanza, quindi esatto, secondo me possiamo anche andare oltre. Sì, non possiamo più spippolare. Ok, avanziamo. Oddio, il micio. Yeah. Nice to see you too. Esatto. Possiamo accendere la luce? No, non abbiamo questo tipo di interazioni, giustamente. Però qui vedo che c'è una porta con cui possiamo interagire. Possiamo andare di qua. Ok, ah, la ciotola del gatto, giustamente. Mi sa che è vuota. Chiave delle pompe funebri. Ma, scusate, veramente? Ah no, ok. È l'oggetto che abbiamo e non possiamo però utilizzarlo. Però viceversa, possiamo secondo me dare da mangiare al gatto. Nourishing. Esatto. Quindi pigliamo il cibo per gatto. Ok, possiamo anche ruotare. Fatemi vedere. Oddio, non voglio sapere di cosa è fatto il cibo del gatto che stiamo per dargli. Vabbè, di là c'è una red room, poi la andiamo a vedere. Oddio, un giornale, un quotidiano. Funerale simbolico della miniera di Sierza. Oggi i minatori della miniera di Sierza si sono presentati al lavoro come al solito, ma invece di torce e picconi hanno portato una bara nera con sopra candele accese e a simboleggiare la morte dell'azienda. Questa non è la morte della nostra miniera, hanno detto i membri del comitato per il salvataggio della miniera di Sierza, e non permetteremo che i nostri lavori vengano seppelliti. Questa bara è per la società carbonifera Vistola. I minatori hanno anche annunciato che domani andranno al lavoro. Si rifiutano di accettare che la miniera di Sierza smetterà di essere operativa. Nel frattempo i loro colleghi continuano a protestare davanti alla sede principale della società a TC, costruendo un muro simbolico all'ingresso. Ogni giorno aggiungono uno strato di mattoni in più. Tra 5 giorni il muro raggiungerà il soffitto. Nuova missione della NATO: proteggere la stabilità in un mondo post-guerra fredda. Oggi il presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, ha tenuto un discorso sulla politica estera per commemorare la caduta del muro di Berlino. Ha parlato dei progressi compiuti nell'ultima decade per rafforzare la democrazia nell'Europa centrale e orientale e delle sfide che restano da affrontare. Il presidente americano ha anche sottolineato che il comando e il coinvolgimento statunitense sono stati e rimangono cruciali per la trasformazione pacifica dell'Europa. La visione di Clinton di un'Europa in pace, unita e democratica è stata incoraggiata da un altro risultato chiave: l'ingresso di Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca nella NATO, organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord. In questo modo i capi della NATO sperano di rafforzare queste giovani democrazie e assicurarsi il loro contributo futuro per la sicurezza e la stabilità dell'Europa. Vabbè ragazzi, praticamente siamo in un'ambientazione post-guerra fredda, ok, ma subito, tra l'altro c'è anche scritto, in realtà non è proprio molto post-guerra fredda, parliamo del 1999, c'è scritto anche sul quotidiano, il 5 novembre del 99, che tra l'altro è oggi, perché è il quotidiano di oggi, come c'è scritto in alto, e siamo a Cracovia, quindi siamo in Repubblica Ceca, precisamente, non è la, credo sia invece la capitale, o è Praga, non mi ricordo se è Praga o Cracovia, comunque insomma siamo in Repubblica Ceca e dai nomi si era anche abbastanza intuito. Comunque torniamo a noi, cioè noi stiamo giocando a The Medium per dare da mangiare al gatto, e quindi questo è quanto. Glad to see you're eccolo. Però signori, è tutto molto cupo, non so voi, ma fatemi vedere, magari diamo su una qualche tacca di luminosità, perché effettivamente io non ci vedo più una mazza. Allora, schermo, proviamo così, leggermente meglio, direi che quasi ci siamo. Eh no, perché va bene tutto, ma poi andiamo a vedere nella red room. Allora, qui c'è la vasca ovviamente.
Fatemi dare un'occhiata. Allora, how to develop photos. Come sviluppare le foto? 1. Illuminare le foto per 5 secondi. Immergere nel liquido multigrade per 3 secondi. E deep in stop for 3 seconds. E aggiungerle, cioè immergerle nello stopper, ok, per 3 secondi e immergerle nel fixer per 3 secondi. Nel fissante e nell'arresto, esatto, vedete? Perfetto. Quindi immagino che noi potremmo sviluppare le foto. Esatto, abbiamo proprio tutti gli strumenti per poter sviluppare le foto, tra cui la carta fotografica che possiamo raccogliere. Ok, raccogliamo quindi la carta fotografica, perfetto. Poi scopriremo bene a cosa che ci serve. Cioè, o almeno, a cosa ci serve, credo ci sia chiaro, più che altro come utilizzarlo. Comunque, al momento non abbiamo macchine fotografiche con noi, quindi la dovremo andare a trovare. Qui abbiamo altre stanze, tra cui, questo mi dà molto l'aria del bagno, esatto. Dio, un po' di disordine. Allora, guarda. Interessante, 1984. C'è modo di aprirlo? No. È semplicemente un libro parecchio usurato sul 1984 e nessun'altra informazione. Ok, ci fa molto piacere. E direi che oltre a quello non ci sia niente in bagno. Ma scusate, veramente non posso farci niente? No, sto cliccando tutti i tasti, ma oltre a riporlo non posso fare nient'altro. Ok, magari ci torniamo. Poi abbiamo questa stanza. Right. The tie clip. Pull yourself together, Marianne. Ok, quindi no, tie clip. I need to find it. Il ferma cravatta di Jack. Ok, quindi insomma, abbiamo già un primo piccolissimo obiettivo, cioè trovare il ferma cravatta di Jack. Attenzione al gatto, signori. Ma è bellissimo il gatto. It's like he never... Ciao, Micio. Allora, diamo un'occhiata. I used to think I'd never fit in, but Jack, he didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Ok, dobbiamo ancora cercare di capire chi è questo Jack. Allora, vabbè, qua comunque di ferma cravatte non so voi, ma allora forse Jack was part of the solidarity movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. Ok. Vabbè, e anche qui posso guardare solo. Who do you think's gonna feed you? Ma perché mi soffia? Ma è cattivissimo però. È bello, ma è cattivo, mi soffia. Attenzione, forse è qui il ferma cravatta. Come on, Jack, where'd you put it? Ai, no, è vuoto. Ok. Let's do this the other way. Ah beh, non abbiamo altra scelta. Premi e tieni premuto per attivare intuizione. Ah. Ok. Iniziamo a rivelare i poteri speciali della nostra soggettona. Ferma cravatta di Jack. Attenzione, signori. Ok. Ora usciamo da questa inquadratura. Ok, I think that's it. Jack's waiting downstairs. Time to say goodbye. Ok, cioè è basso il volume della live? È quello che mi stai dicendo? Si sente basso il volume? Perché posso aumentare nel caso? Fammi provare così. Ok, ho dato su una tacchetta, giusto un po'. Jack was a humble religious man. He ran a funeral home and I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. Ok. Boh, qua direi che abbiamo guardato un po' dappertutto. Vabbè, là c'è la porta d'uscita principale, ma dobbiamo ancora finire di dare una spippolatina qui. Allora, no, ok, di qua non ci possiamo andare. Allora, graficamente, signori, è molto ricco di dettagli, cioè, tra cui potete notare, tipo,
la qualità della texture del pavimento, che è molto molto bello e rende un sacco i tasselli del parquet, molto bello. E i mobili sono resi benissimo, insomma, a qualità di texture niente da dire. Però devo essere sincero, nel complesso il comparto grafico al momento non fa gridare al miracolo, devo essere sincero, quindi bello sì, ma possiamo, cioè sinceramente in un gioco next generation mi aspettavo qualcosina di più a livello grafico, specialmente visto che questo qua comunque non è un gran titolo d'azione, per cui non è, insomma, dovrebbe puntare molto sulla grafica. C'è anche da dire che io adesso lo sto guardando su uno schermo che mi può buttare fuori al massimo in full HD in questo momento, quindi forse è quello. Lo proverò sul mio 4K, poi vi ridarò la mia opinione. Proviamo ad aprire la porta che dovevamo aprire poco fa. Attenzione, signori. Upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Besides, okay. If it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Allora, il problema è che qua siamo già all'esterno. Io prima di uscire completamente c'era una porta da spippolare in casa. Quindi, ok, no, non posso tornare indietro. No, ragazzi, mi sono fottuto quella porta là. Non lo sapevo. Vabbè, sti cazzi. La vita è fatta di scelte. La vita è fatta di scelte. Proseguiamo. Tra l'altro qua ho notato la falena là sotto quando c'è il salvataggio, insomma. Io, ragazzi, indago dappertutto, sapete com'è che faccio in questi titoli. Non vorrei lasciare nulla indietro, anche se c'è qualcosina mi è sfuggito, insomma. Pensavo fosse l'uscita principale, era l'unica porta a doppia anta e... Qua c'è un po' di sigarette. Cioè, vedete, comunque nel complesso il gioco di luci non è proprio fenomenalissimo. Però, comunque, è godibile, è godibilissimo sicuramente. Più che altro non siamo riusciti a sviluppare le foto. E poi, ripeto, è molto buio come gioco. Guardate qua, le zone in ombra sono veramente in ombra. Veramente in ombra di brutto. Vabbè, per il momento è un gioco straightforward dove non posso fare praticamente nulla se non andare dritto Jack per dritto. Taught me to accept my condition. Okay. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse. Ah, ok, quindi Jack è il padre adottivo. Allora, mi sono avvicinato a questo furgone. No, in realtà adesso ho il joystick che mi sta vibrando come se ci fossero i battiti del cuore veloci. Quindi secondo me sta per succedere qualcosa. Ok, l'ultimo addio. Beh, giustamente, il funerale. O l'ultimo saluto, insomma, sì, esatto. Comunque, ci siamo capiti. Ah, io comunque posso utilizzare i suoi poteri, diciamo, praticamente sempre. Sì, beh, adesso, oddio, non credo che ci sia molto da vedere. Proviamo a proseguire. Ecco, questi scorci invece mi stanno piacendo molto. L'ambiente, come detto, è reso molto bene a livello di texture. Sempre l'ultimo saluto. Ok, quindi qua c'è una porta in cui possiamo entrare. Ti do un attimo un'occhiata in giro, eh. E vabbè, allora che fai? Entriamo di qua, certo. Allora, qui... Madonna, ragazzi, è non buio di più, cioè non si vede niente, eh. Non vedete niente voi in live, ma fidatevi, non vedo niente nemmeno io. Jack's in the prep room. Ok. Molto bello comunque anche per quanto riguarda la regia. Allora. Ok, una foto di lei con Jack probabilmente. E registro funebre, nome del deceduto, Adam Nowak.
Informazioni generali, sesso uomo, data di nascita nel 76, Cracovia, Anna, eccetera, eccetera. Insomma, questi qua sono i dati. Oggi ha portato il pagamento e è nel mobile. Robert si è preso il venerdì libero, quindi dovremo trovare qualcun altro per il funerale. Ok. Poi. Viro. No, che sono chiavi poi. Non ci vedo una mazza, signori. Queste qua sono le chiavi della stanza preparatoria. Molto bene. Tanto per, eh. Un attimo un'occhiatina qua. Ok, c'è una mazza. Sì, è abbastanza credente il tipo, effettivamente. Però questa immagino sia la stanza preparatoria. Quindi dai, eh. La porta l'abbiamo aperta, ma come detto prima spippoliamo un attimino. Ecco, esatto, magari una cosa che non abbiamo fatto qua è di dare un'occhiata in questo modo, ma sì. Oddio, non so. Ah, qua possiamo, vedete, però interagire in questo modo. Cioè, oddio, posso solo guardare l'altarino. Va bene. Proseguiamo. No, vabbè, signori, non ci si vede niente. Ma scusate, ma è un problema di luci o è una mia impressione? Cioè, se faccio così... insomma, qualcosina è migliorato. Scusate, do solo la luminosità perché effettivamente va bene l'ambiente dark, ma è un po' troppo. Allora, dai. Not sure if I'm ready for this. Fatemi dare un'occhiata, eh. Non è proprio Jack, la cosa più bella che si possa vedere. Ah, ma Jack è morto. O no? Cioè, questo è Jack? O era, insomma. Mi sa di sì. Ferma cravatta? No. I got your special clip. No. Ah, ma che la cravatta. Sì, mi sa che è Jack che ci ha lasciati. Dunque, dove potrebbe aver messo la sua cravatta? Molto particolare per il momento, signori, il titolo. Ah, è qua, trovata. Ok, combina con il ferma cravatta. Perfetto. Snazzy. You wouldn't have it any other way. Ale. I didn't expect this to be easy. I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. There. I guess you're ready. But am I? Questa inquadratura è molto inquietante. Oh, can't you people read? The sign says closed. Aia, signori, iniziamo, eh. Iniziano i problemi adesso. Fatemi sapere se con l'audio ci siamo, eh. Perché, insomma, non devo essere l'unico a cagarsi addosso.
Vabbè, ragazzi, il gioco è particolarmente buio, eh. Ah, attenzione, c'è un'ombra abbastanza inquietante a sinistra, là a destra. Un'ombra parecchio a sinistra. Allora, comparto audio, bellissimo. Questo sicuro. Tutti i suoni che si sentono con le cuffie proprio mettono i brividi. Cuffie a palla, signori. Porca. Allora, che con le cuffie c'ha proprio un senso tipo 3D, mi sta girando tutto il comparto effetti speciali intorno alla testa, per cui veramente figo. Ciao Gandalf 7512, buonasera, buonasera. Buonasera. Guess you felt it too. Beh, c'è il gatto? Allora, fatemi dare un'occhiata. As it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse. Ah, eccoci qua. Eccoci qua che ci stoppiamo. Ok. Where is that darn notebook? I'm gonna be late. I need to find that. Marianne? Marianne, are you crying, my child? Oddio. Che cosa particolare. It's fine, Jack. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully, eh? Where is that? Listen, Jack. You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. No, I can't just... What? Let it go. It's not important. You are crying. What's wrong, dear? Oh, why is it so cold in here? Where is that? It's okay, Jack. It's okay. My sweet little Marianne. What would I ever do without you? Jack. Don't worry about it. It's time to get some rest. Oh, Marianne. Yeah? Oh, I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital, are you sure you're gonna be all right? Yes, Jack. It's gonna be fine. I promised myself once I would never let anything happen to you. Not while I'm around. I'll be fine. I promise. Okay. No risky stuff then. Huh? All right? Che roba strana. All right, Jack. Get some rest. I need no. Be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Always. Okay. Molto particolare questo dualismo sul suo potere, diciamo, di poter Most percepire al di là. To have that opportunity to say all the things that were left unsaid, but it didn't make things any easier. I could help a thousand souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. Cioè, quindi sostanzialmente siamo dei becchini, come possiamo chiamarci diversamente. I used to think everyone saw the world the way I did.
divided, torn between two realities. But no, I was the only one. Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look. If this is a joke, You'd need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. What did you say? The Nemo Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Okay. Shit. Ci sarà da cacarsi sotto, signori. Parecchio, parecchio. Mi piace, mi piace. Ok, questi qua sono i titoli di testa. Per chi non conoscesse il gioco, ho visto che Gandalf mi ha chiesto che tipo di gioco è. È un gioco horror in cui noi interpretiamo la protagonista, ok, Marianne, che ha, diciamo, dei poteri medianici di poter vivere una duplice realtà simultaneamente, per cui noi giocheremo sostanzialmente nella realtà attuale, ma lei in certe circostanze riuscirà ad entrare in contatto con la realtà dei morti e ci troveremo davanti a, come abbiamo appena visto, situazioni in cui lei vive nello stesso momento in due mondi diversi e percepisce realtà differenti. Di conseguenza si sviluppa la trama. Adesso noi abbiamo appena iniziato e abbiamo scoperto che lei è stata adottata fin da piccola ed le è appena morto il padre adottivo. Avevano insieme una società di pompe funebri e insomma adesso sono arrivato qua e abbiamo appena dato l'ultimo saluto al padre adottivo e adesso siamo stati contattati da un altro che probabilmente potrebbe esserci d'aiuto a darci delle risposte su chi siamo e perché abbiamo queste capacità. Ha lasciato molto aperto il punto che c'è una luce che sta svanendo e che siamo l'unica chiave per poter diciamo reprimere le tenebre e portare la luce. Vedremo in che modo, vedremo in che modo. È un gioco esclusivo per Xbox e è uscito oggi è il day one, quindi next generation 100%. Oddio, non so se ci sia anche per Xbox One, comunque per computer c'è. Vediamo com'è, lo sto provando anche io insieme a voi per la prima volta, ragazzi. Come detto, esce oggi, quindi è proprio nuovo di pacca. Io non so praticamente nulla a riguardo, se non quello che vi ho appena detto, ecco. Non voglio spoiler sulla trama, ecco, e non ve ne farò nemmeno a voi. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. I felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. Attenzione, signori, in moto, la nostra Marianne. Aggressiva, aggressiva. The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place.
Ok, attraverso il cancello. Allora ragazzi, noi oltre a poter, diciamo, muoverci in maniera molto lineare nelle mappe presentate dal gioco, abbiamo anche a disposizione un potere che adesso non mi è utilizzabile. Cioè non sto premendo il tasto per attivarlo, ma adesso non posso attivarlo. Capiremo poi magari il perché. Allora, come detto, al momento è tutto abbastanza lineare, eh? Cioè io posso praticamente soltanto quasi andare dritto nelle mappe che sto incontrando. Home? I guess not. Fatemi vedere cosa è questa cartolina. Cartolina del guardiano, un saluto dal Niwa. Leggi. Un saluto da Niwa, ti piacerebbe tantissimo tesoro mio, c'è una sala ricreativa fantastica per i bambini e lezioni di pittura gratuite, è grandissimo e pieno di famiglie, non ho mai visto niente del genere, mi piacerebbe tanto che tu fossi qui con me, mi manchi F. Chissà chi è F. Ok. Comunque immagino siano tipo dei collezionabili o qualcosa di simile, ma ho sbloccato anche un obiettivo Xbox per averla raccolta, quindi... sti cazzi. Allora, qua immagino che sia chiuso da un lucchettone. Front gate was locked up tight. I need to find another way in. Comunque, una chicca che vi faccio notare: la narrazione è tutta quanta al passato, quindi la voce fuori campo, quindi la nostra Marianne che parla in terza persona, diciamo, è nel futuro, quindi sta raccontando quello che le successe in passato, quindi noi stiamo ripercorrendo il suo passato. Particolare come punto di vista, e mi piace sempre molto il flashback, molto molto molto, quindi apprezzo questa scelta stilistica. Vabbè, questa è una mappa probabilmente di quest'area abbastanza scarabocchiata per farci capire che comunque non siamo in un luogo propriamente ospitale. O almeno, non più, ecco. Non è ben curato, vedete? Le inquadrature cinematografiche mi piacciono assai. Più a vedere se alla lunga continuano a essere altrettanto incisive. Ecco. We're gonna have to do better than that. Allora, tecnicamente mostra un po' il fianco il gioco, devo essere sincero. Non molti sapevano di Neva. It used to be a government-owned vacation resort. Until one day it just stopped. Esatto. And so an urban legend was born. The Neva Massacre. The details were always fuzzy. Ah, ok. Crazed workers, ancient curses. You know, the usual. Come vi dicevo, insomma, era un resort che poi dopo è andato piano piano perdendosi e poi nacquero leggende metropolitane legate un po' al luogo. Quindi adesso finalmente possiamo un po' skippare in questo modo. Io ragazzi cerco di darmi un'occhiata il più attorno possibile. Possiamo spippolare attorno alla macchina. No. Di nulla di interessante da nessuna parte. Allora, di qua, ok, ci posso andare, ma posso anche andare di là. Vabbè, partiamo di qua, che mi sembra la via meno scontata al momento, è anche la più brutta. Ok. Dio, la corsetta è ridicola, quindi. Una tomba. Bene. Oh, what a mess. Sì. People can be such bastards sometimes. No wonder history keeps biting us in the ass. Ok, leggiamo di chi è. In memoria delle vittime della Seconda Guerra Mondiale, dal 39 al 45, per le figlie e i figli della patria, qui riposano nel luogo in cui moriranno, in cui morirono, per ricordare a tutti noi che il mondo intero è la loro tomba.
Madonna, che tema pesante. Pesante nel senso drammatico da quel punto di vista. C'è molto pathos in quello che stiamo vivendo in questo momento. Comunque proviamo ad andare a vedere di qua. Anche se effettivamente vedete che mi sta spostando l'inquadratura verso destra, come per dire dove cazzo stai andando, devi andare dall'altra parte. Quindi proviamo ad andare di qua. Che comunque non c'è niente. È un po' come se mi volesse dire vai indietro. Quindi noi adesso lo accontentiamo. Insomma, noi qua potevamo venire soltanto a dare un'occhiata alla tomba, non posso fare molto altro. Ok, speravo in una qualche interazione in più almeno in quella zona, però va bene. Qua mi sembra esserci qualcosa a terra. Ecco, esatto. Una pallina. Ok, c'ha le trabecole. Ok, intuizione. Hello. Ci sono delle orme. Però, cioè, posso vedere solo qua, quindi... Ok, le riesco a vedere anche così. Oddio, in realtà mi sembrano... No, forse sì, ce ne sono ancora. Non sono propriamente ben visibili, però immagino vadano dritta per dritta. Aspettate, perché qua mi era sembrato di vedere qualcosa per terra. No, forse è un fiore. Ok, tutto dritto di qua. Allora, qua c'è un albero. T più K 1968. Ok. Qua c'è qualcosa. Forse dietro. No. No, in realtà non c'è niente. Scusate, qui no, anche qua niente. Proseguiamo. Looks like an old fort. Might be my way in. No, qua non posso passare. Tanto per, come detto, mi voglio dare un'occhiata un po' dappertutto in giro. Comunque no, non c'è niente, che te pareva. Ciao Luli. Allora, leggiamo... Ah, ma che sia le vecchie miniere? Attenzione, a causa di alcuni resti resti dissotterrati di recenti, i lavori di restauro sono stati sospesi in attesa di un'indagine archeologica. Che fai? Non ci entri, è certo. Something happened here. Ah, madonna.
Eccoci qua. Come and go. If a place had a story to tell, well, I guess I was there to listen. Oh, questa cosa è molto interessante. Adesso finalmente le governa entrambe, vedete? Sia a destra che a sinistra. Quindi adesso ho la possibilità di controllare due mondi fondamentalmente. Allora, tipo nel mondo di qua, ma in entrambi i casi, ok, c'è la sporgenza. Particolarissima questa cosa. Attenzione. Avventurati più profondamente nel resort. Una nuova conoscenza. Disegni inquietanti. Ok. Sì, sono collezionabili fondamentalmente. Comunque io partirei a verificare dall'aldilà. Ok, qua è tutto molto creepy. Dobbiamo guardare qua. Like everything else in this place. Ah, così posso passare dal mondo normale al mondo spirituale. Mondo materiale, precisamente, e mondo spirituale. Yeah, not getting through here. Not with the power out. Okay. When you exist in two realities, you're affected by either. I'd learned that the hard way. Aia. Cosa intende? Signori, occhio, eh. The place felt old and soaked in misery. Figures, I guess. A thousand years of history doesn't just happen. It's paid for. But even in the deepest darkness, light can linger. Lonely. Fragile. Waiting for someone to embrace it. Allora, as I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. A dying soldier whispering the name of his beloved? Or maybe just glad to be done with this world? Ok, quindi nel mondo spirituale mi posso ricaricare di energie in quei siti. Poi adesso capiamo come sfruttarla, eh. In any case, I figured I could use it. Energy's energy, right? Ah, certo, quello sì. Premi, tieni premuto RT per caricare uno scoppio spirituale. Rilascia per liberarlo. Ok. Oh, so that worked. Ok, top. Good for you, Marianne. These powers of mine, as much of a pain in the ass as they were, they did come in handy sometimes. Ah beh, sì, quello sì. Ora direi che si possa attivare. No, è già attivo, mi sa. Ok, molto particolare. Ok, torniamo nel mondo materiale. So there I was, existing in two worlds, but never really living in either.
Ok, pericolo fiamme. Pericolo di incendio. Ok, ci sono ancora le orme che stiamo seguendo. Ah, qua ci sono due strade. Non capisco da che parte vadano le ombre. Le orme. Ah, qua c'è un cerbiatto morto. Oh. What happened to you? Poverino. Però sì, non è un bel presagio, eh. Proseguiamo di qua. Anche qui la strada mi sembra che si divida. Ok, qua non ci sono le orme, quindi c'è il caso sia una via secondaria. What the hell? Che roba è? C'è una scimmietta di quella che sbatte i piattini. La domanda è perché? Ma poi fine a se stessa, tipo. Non so, magari tra un po' ci viene un po' spiegato il tutto, eh. Molto confusionario al momento il titolo, cioè ho le idee abbastanza confuse su quello che sta realmente accadendo. Cioè, mi è chiaro che lei ha dei poteri, è un po' confusa e quant'altro, ma noi siamo più confusi di lei, probabilmente. Siamo? Sì. Bene. What the hell are you, Neva? The aura in that place. I've seen others like it, but never this intense. It was like a landfill of memories, emotions. None of them good. Beh, molto suggestive le inquadrature. Orca. Beh, sì, normale che suoni un telefono a quest'ora. In questo posto. Ah, okay. I'm here. No, there's definitely something. Trust me, you made the right call sending me. Yes. It's only a matter of time. Okay. Even the objects here had auras. When I touched them, I could sense their stories. Words, images, feelings left behind. Proviamo a entrare. Hello? Anybody in there? Locked. Obviously. There's gotta be another way. Di qua. Well, I've already proven my prowess as a dumpster climber. Okay. Shit, the handle's missing.
Aia. Maybe I could replace it with something. Va bene, dobbiamo cercare qualcosa con cui. Ah, ok. I think there's a broken window up there. Cioè, quindi io devo aprire la porta lì, prendere il cassonetto, spingerlo qua per arrampicarmi qui. Ma prima devo trovare una maniglia. Ok. Sì, hai voglia te prima che io la trovi. Cioè, non so se devo andare avanti così per trovarla. Ah, signori, ci potrebbero volere settimane per cercarla, secondo me. Ok, qua non c'è niente, io vado avanti con i sensi spianati a vedere se trovo qualcosa. I sense something. Ah, ok. Quindi fondamentalmente qui i bambini ci hanno giocato, però sente qualcosa, ma nulla di che a quanto pare. Scusami signorina, cos'è che senti? Guardare di qua. Mazza signori. Ma dove cavolo è? Ah, lì c'era qualcosa che si illuminava, è una mia impressione. Fatemi vedere. Qui? Ah no, forse sono dei passi. Proviamo ad andare nell'altra direzione. Tipo qua. E Resort Niwa, inaugurazione dell'estate del 1969. Il compagno Vladislav Gomulka, primo segretario del partito operaio unificato polacco, ha onorato Cracovia partecipando all'inaugurazione ufficiale di Resort Niwa, il nuovo centro ricreativo socialista. La classe operaia della piccola Polonia ha finalmente un luogo in cui trascorrere le vacanze con la famiglia nella natura. L'edificio principale e la zona degli alloggi sono confortevoli ma semplici, come nello spirito socialista. Un ringraziamento speciale all'architetto futuro direttore e fedele membro del partito, il signor Rekowicz, ok, senza il quale il Niwa Resort sarebbe stato impossibile da progettare e costruire. E dunque, 25esimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare di Polonia. D'accordo. Mi sta bene, mi sta bene. A me serve semplicemente una maniglia, capiamoci. Magari hey, dalla portiera. Now, what's a fine machine like you doing in a place like this? Doubling as a spare bedroom, apparently. Ok, una cartolina, ci può stare. Amore mio, è piena estate, il resort al completo, il che vuol dire più lavoro per il sottoscritto, ma è un buon lavoro onesto. Il signor Rekowicz ha detto che vorrebbe tenermi, riesci a crederci? Non fallirò, non questa volta, te lo prometto, F. E chi è sto F? Sempre lui, eh? Hope you don't mind if I, ok, quindi magari fottiamo qualcosa dal cofano della macchina. Magari un cacciavite. Although, Ale. This could come in handy. Sì, potrebbe, potrebbe. Ow, shit. Bacci sua. What the hell? Mi sono cagato un po' sotto, però va bene, ci può stare.
D'altra parte la prima volta durante la partita che ho un pelo di spaghetto e un po' di pepe. Ecco. Comunque. Proviamo a entrare dentro al Resort Niwa. Sperando che il cacciavite sia sufficiente per accedervi. Allora, tecnicamente mostra molto il fianco, eh. Ali, ora. Usalo. Brava. Se so puoi. Began the great dumpster heist of 1999. Non occhiate in giro, signori. Ale. Mazza che fatica. I'm starting to get tired of your shit, Viva. You better be worth it. Ah, occhio. Ok, siamo dentro, signori. La scarpetta usata. Cioè, scusate, tutto questo deriva da una scarpa? A posto. It's true. The Neva massacre. I need to find this Thomas guy and get the hell out of here. Eh sì, abbastanza. Poi. Diamo un'occhiatina. Hello? Qui. Anyone? Thomas? You there? Spring, leggi. Notizie, informazioni e consigli pratici per le donne moderne. Il pulitore seriale, un nuovo bestseller letterario di Joanna Kmielewska. I lettori chiedono, gli esperti rispondono, 10 tecniche di cucito per gonne alla moda. Beh, va bene. Ci crediamo, che dite? C'è anche il retro? No, posto. Per fortuna che non c'è il retro. Poi qua. Leggi. Viaggia con stile, viaggia comodamente. Va bene. Che cos'è? Guardiamo di qua. Qua ci sarà la piantina. Allora, hotel main entrance, che è dove siamo noi, ok. La lobby, che è tutta l'area viola, che in realtà è questa dove siamo noi. La reception, che è poco più avanti. L'ascensore è anch'esso poco più avanti. Poi c'è la piscina. La sauna. Annessa alla piscina e diciamo la zona giorno. Ok. Poi che cosa sarebbe questo? The Duckling. Ale. L'anatroccolo, leggende polacche, il drago della collina di Wawel. Pagina 4, perché mi cadono i denti? Pagina 7, si torna a scuola. Pagina 9, rompicapi e parole crociate a pagina 10 e molto altro. Una rivista per bambini. Non so se ci sia dell'altro qui da spippolare. No.
Allora, diamo un'occhiata. Che c'è scritto? Registro dell'hotel. Kowalski Brunon, Smok Halina, Maurer Victoria, Zelazo Boris. E mo questo a me che mi dice? Niente mi dice. Ok, va bene. Però di qua se puoi, eh? No. Dietro però sì. Io in realtà non mi cambia molto. Vabbè, questa è la zona ascensori, quindi qua possiamo salire. Sala ricreativa, il posto più sicuro per i più giovani. Niwa. E ristorante Niwa, il gusto del popolo. Vabbè, perché il gusto del popolo? Attenzione, cosa c'è qui? Una cartolina. Mia cara, so che avevo promesso di venire, ma indovina un po', mi hanno promosso. Sì, sul serio, ti presento il nuovo capo del personale. Credo che potrebbe davvero essere un nuovo inizio. Un luogo da chiamare casa, per noi intendo. Me, te, i ragazzi. So che sembra folle, ma pensaci, tu per sempre. Tuo per sempre, F. Sempre sto F, va bene, prima o poi capiremo chi è. Attenzione, signori. Qualcuno ci sta osservando. Hello? Thomas? Ma è tipo andarsene. It's just a good old fashioned haunted hotel. Calm your ass down and answer the bell. Ma tipo andarcene, no? Ha buttato via il cacciavite, giustamente, sai. Era troppo comodo portarselo dietro. E la stella del teatro Bolshoi Vivienne, il resort dei lavoratori in Niwa. Sì, adesso arriviamo, stiamo calmi. Quanta fretta, oh. C'è il mondo che si sta prendendo gioco di noi, o è la mia impressione? Ah, dagliela. Hi there. Oh, hi. Ah, Madonna. You startled me. I did, didn't I? You look real scared. I'm sadness. Marianne. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends? Oh, yeah. I used to have a lot of friends here. Something happened to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh, yes! So busy! People coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened?
I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. But they became very sad. Very angry. They might hurt you. Thanks. But I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes? Would you play with me? Just for a little while. It's been so long since I played with anyone. Okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything, Marianne! I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Let me think. I've heard that name before. Somewhere. Take your time. The second floor. We can look there. Come on. Hurry, Marianne. Wait. I can't go that way. Damn. I need to get up there somehow. Ok. Giustamente, perché noi siamo fino a prova contraria nel mondo materiale e non in quello spirituale, per cui la nostra Marianne dello spirituale può salire, ma quella del mondo reale no. Come vedete. Quindi dobbiamo trovare un modo di salire, ovviamente l'ascensore magari. Che dite? An elevator. Certo che funziona. Might as well see if it works. Vabbè, funziona solo per una delle due. Quindi al secondo piano, ma io direi di partire dal primo, che dite? Sadness. I wished I knew her real name. Sì, immagino, anche perché è una ragazzina che si chiama Tristezza, insomma, è triste. Ok. Ok, in realtà qua non c'è niente. Premi B. Premi, tieni premuto B per un'esperienza extracorporea. Ok. Ah, ok. Ok, interessante perché effettivamente io... Perché devo muovermi in fretta? An out-of-body experience. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just... Ah, okay. ...pulls you in. Okay, aspettate. Magari così ricarico il tutto, perché ho visto... là in fondo qualcosa di interessante. Fatemi vedere se non mi sbaglio. Vedete. Ok, Marianne. Now get your ghostly ass back and power up that elevator. Allora fatemi vedere, magari devo ritornare. Ok, e il ritorno carica, tra l'altro. Carica. Lei torna carica, io ritorno carico. Ecco. Ale. A fuse box. Need some energy to spark it up. Neanche male, ci ho visto bene, dai. Ale. Ok, a questo punto possiamo uscire con entrambe. Più che altro per vedere cosa c'è nel mondo materiale. Tipo, c'è questo cartellone da spippolare. Le opere del pittore rinomato in tutto il mondo, Richard Tarkovsky, per la prima volta a Resort Niwa, 14 giugno, 30 luglio, tra l'altro ragazzi, mio compleanno, 1982.
Ottimo. Qua non posso salire, quindi sti cazzi. Ok, prendiamo l'ascensore. Possiamo proseguire al piano 2. Allora, qua c'è sempre il nostro, la planimetria. Noi siamo qui, che siamo nella lobby, di fianco all'ascensore. Poi qua c'è la meeting room, quindi la sala incontri, la sala riunioni, e la manager office, e la stanza dei manager, dei responsabili, comunque dei gestori. Ah, ci sono le impronte. Ok. Diamo un'occhiata anche nel mondo dell'aldilà. Che però sì, effettivamente c'è meno che niente nel mondo dell'aldilà. Ok, io posso andare, mi sa, solo di qui? No, nemmeno. Di qua? Aha. Ah no, ma posso? No, non posso. Ma siamo seri? Cioè, le impronte mi indicano di qua. Ah no, dietro? Sì, dietro. Ok, questa è la cutscene. What is that? Sadness? Occhio, signori. Okay. Not getting through here. Mm. Ah no, beh, non posso fare niente. Ho provato a vedere se con l'esperienza extracorporea ci fosse qualcosina di più, ma era un no. Oh, bello. Holy shit. Ok. I didn't even know I could do that. Fico. Anche qua, esperienza extra corporea. Proviamo a vedere. C'è una chiave. Beh sì, chiave strana, direi, abbastanza strana. Ok, c'era solo quella. Ma tanto per... abbastanza. Is that skin? Sembrerebbe di sì, signora. No, ok, con la chiave non possiamo fare niente, però mi sa che dobbiamo andare a cercare qualcosa di particolarmente tagliente. Allora, vabbè, di là siamo già andati a spippolare. Occhio, Si vede? Ok. Ma, Dio. Non vedo niente in nessuno dei due casi. O in nessuno dei due mondi. Più corretto dire.
un telefono. Vabbè, devo tenere premuto il potere. Giusto, l'intuizione. Sì, I'm working on it. Yes, I know. I just yes. I understand. Just give me some time. A few days. You'll get what you want. Oh, that voice. I don't know why, but it gives me shivers. Okay. Looks like the only way. Ah, sì. Great. This room, it feels cold. Memories of grief, loneliness. Non ho niente. Dovrei secondo me inserirci qualcosa. Allora. Oh, miseria. Looks like I'm in for another dive. Ah, ok, però posso andare avanti di qua, mi sa. God. Vedete, signori. Bisogna stare attenti ai due mondi, eh. Ragazzi, fatemi sapere la vostra, se vi sta piacendo il titolo, che è molto particolare, insomma. Datemi un qualche feedback, tanto per capire. Allora, qua ci dovrebbe essere qualcosa. Sì, non si capisce bene che cosa. Miseriaccia, boia. Ma che cazzo è mai? Particolare, il titolo è molto strano, squilibrato quasi. Occhio, signori. Ah, abbiamo trovato il rasoio che ci serviva, mi sa. Shame. Regret. Prima di svanire completamente, siccome ci stiamo per rimanere in mezzo, fatemi dare un'occhiata rapida. Ok, ritorniamo. Ok. A questo punto però, scusate, signori, torno a dare un attimo una spippolata di qua, perché c'era dell'altra roba secondo me da guardare. È particolarissima questa meccanica, che effettivamente noi ci possiamo dividere mentalmente e spiritualmente in due realtà differenti. Pare che mi sono cagato addosso di brutto in quel passaggio. C'è poi anche da dire che io c'ho il volume effettivamente sparato a palla nelle orecchie. Vabbè, ho capito. Dobbiamo aprire questa zona. Ecco, vediamo come funziona. Ok, farà schifo, signori, preparatevi. Nemmeno troppo, dai. Come detto, il comparto tecnico è un po' quello che è. That was disturbingly satisfying. Ok, se lo dici tu. Ah, eccoci qua. Ale. You. I know you're there.
Wish I had the strength to cut you out. You don't deserve to exist. You're nothing! There have been times when I thought about ending it all. But I was too afraid that a part of me would go on, trapped on the other side. Forever. Okay. You... Perfetto, vabbè, questo me l'ha già detto. Perfetto. Ah, scusate, posso guardare, fare altro? No. Vedete, ci sono dei grossissimi cali di frame che non sono dovuti tanto all'Xbox, quanto più che altro a un cattivo comparto tecnico del gioco. Ok. Che roba è mai? Usarle per trovare il punto del ricordo. Ok. You want me to read you another one, darling? Oh, look at this mess. Don't worry, I'll clean you up in no time. I'm here for you, my love. The care in her voice. Clearly, he was more to her than just another patient. Okay. Oddio, qua c'è qualcosa. Cioè lì mi si illumina qualcosa, ma non posso farci niente. Ok, mi sa che venire qua era utile più che altro a niente. Credo. Vabbè, il rasoio in realtà, signori. Ah, il fiore. Possiamo metterci il fiore, forse. Sì. Che succede? Now it's strong. Ah, ok, mi sono tipo ricaricato. Ok, qua c'è un'altra. An old prescription. I know these drugs all too well. Nome Ursula Anna, cognome Rostovsky, età 41, peso 53, Pipofezine Buspirone. Ursula Rostovsky soffre di depressioni, isteria, insonnia e malnutrizione. È stata sottoposta a elettroshock. Riempire fino a 6 volte. Ok. Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. Ok. Ah, sunflower, weary of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom. Eh no, infatti. Tra l'altro il gioco di parole con la ragazzina, particolare. Cosa particolarissima. Cottura media. Va bene. Allora.
cottura media, ovviamente, è un obiettivo che mi viene sbloccato perché abbiamo cotto diverse falene. Allora, fatemi vedere dove possiamo spingere il carrello. Ok, per passare di qua. Ah, ho capito dove siamo passati. Credo, eh. Sì, siamo tornati indietro per... Esatto. Adesso lo capirete anche voi per chi mi ha seguito. Siamo nel corridoio di prima. Esatto. Per cui ora possiamo tagliare questo coso di pelle. Pronti, signori? Secondo me qua c'è uno spaghetto. Oltre ad esserci una marea di falene dietro. Pronti, andiamo. Ok, possiamo entrare qui. Allora, un quotidiano. Rivendicare la storia. Il fuoco erutta nel cielo, le esplosioni riecheggiano nella natura, le scintille piovono nelle rovine del forte Pulaski, la fortezza un tempo impenetrabile in cui svolsero alcuni dei combattimenti più intensi dell'offensiva contro le forze di Hitler nel 1945. Questa volta però non erano le bombe o i colpi di mortaio a illuminare il cielo notturno, ma i fuochi d'artificio dell'inaugurazione del resort dei lavoratori di Niwa. All'evento parteciparono i capi del partito, incluso il primo segretario, che durante il gala disse che questo posto di vittoriosi sforzi contro le forze del male diventi un luogo di riposo per i lavoratori della Repubblica in tempo di pace e prosperità. Liberato nel gennaio del 1945 dall'eroica Armata Rossa, questo luogo storico è in fase di restauro e presto sarà aperto al pubblico. Il resort dei lavoratori Niwa accoglierà i primi visitatori alla fine di giugno. Bene. Vabbè, questo contesto sempre post guerra, seconda guerra mondiale, guerra fredda, eccetera. Un posto tranquillo. Ok. È quasi completo, l'edificio principale è venuto meglio del previsto. Ora si tratta solo di ultimare le parti meno visibili del resort. Questo posto è davvero perfetto, distante, pacifico, lontano da occhi indiscreti. È come nascondersi in bella vista. Non è stato facile convincerli a farci rimanere, ma per fortuna questo serve so essere molto convincente. Non è stato facile, ma per fortuna quando serve... Ah, ok, quando serve so essere molto convincente. Ah sì, finalmente ho deciso il nome, lo chiamerò Niwa. Ok. Qua c'è qualcos'altro. Invoices. Outdated documents. Wonder why someone put him out here. Bella domanda. Però attenzione, c'è qualcosa anche nell'altro mondo. Esatto. Disegno inquietante. Ok, non si capisce bene. Sto dando un'occhiata per vedere se vedo qualcosa anche nell'altro mondo, Nel mondo degli spiriti. Manager, huh? Marianne! Oh. Taci sua. Sadness. We gotta stop meeting like this. I told you to follow me! Take it easy, Sad. This place is huge. It's easy to get lost. Just stick with me. Okay. I'll stick like a tick. You're funny. This Thomas Rekovich. What? All right. Listen, hon. You said you remembered someone named Thomas. Was it Thomas Rekovich? Was he the manager here? I
guess. You think he stuck around? I'm not sure. There was an old man here, very recently, I think. Oh. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same, all wrinkly and old. Blah. Hey. Vabbè. That's not very nice. Insomma. Well, if he's still around, I've got an infestation to report. Marianne! I feel... Oh, I don't think we should be here. It's okay, Sadness. Look, there's no one... here. Sadness? Non so se è stata una buona idea. It all hit me as soon as I entered the room. Anguish. Fear. Longing. What the hell happened? Che diavolo here? È successo qui? Ok. Allora. My senses jolted as I touched the phone. I could tell it had been used recently. To call me. Ah, ok, perfetto. Burn marks? Broken glass and... Is that salt? Someone jotted this down recently. Ok. Programma 3, alzarsi, non spegnere la sveglia. 3 e un quarto, medicine. 3:30, ricontrollare il percorso nella foresta. 4, raggiungere l'hotel, buttare i vecchi documenti. 5, proseguire la ricerca, se c'è tempo sviluppare le foto. Ecco, signori, sviluppare le foto. Alle 7, ricontrollare lo studio, libri. 9, controllare L. Chi cacchio è L? Poi abbiamo qui. Still works. Una macchina fotografica. Someone's been using it. Qualcuno l'ha usata da poco. Ok. E una too chiave. Small to fit a door. Non è la chiave di una porta. Probabilmente di qualche serratura. Giustamente, una chiave può essere probabilmente solo per una serratura. Ah, forse l'armadietto. No, è già aperto. Grand opening, I assume. Hey, is that the first secretary? They must have had some big plans for this place. Ok. Ma da quando abbiamo la torcia? I could instantly tell there was more to that clock than met the eye. Ah, ok, ecco la chiave, dov'è che va? There we go. That's as far as it goes. Non va oltre, ma può tornare indietro. No, vabbè. There. An imprint. Is that Thomas? Aspettate, sto cercando di capire come funziona l'orologio. Oddio, non so se mi devo fermare proprio su di lui. Particolarissima questa cosa. There. Looks like a passage. Ok. A spirit well. I could absorb some of that energy. Ok. As I moved the clock hand, I realized it was a junction between realities. It's rare, but I'd seen it before. Ok. Dunque. Devo solo capire come attingere a quell'energia. Magari devo lasciare l'orologio però fermo quando lui ciuccia l'energia. Ok, così. Esatto. Ale?
non ha funzionato, Ah, ok. Devo tenere premuto questo. No. Che palle. Ah, ma perché è su di lui? I'm so lost without you. I don't know if I can do this, but enough. Get it together. Ah, forse devo riportare l'orologio nel momento in cui lui entra. Ok, lasciamolo qui un attimo. Looks like I'm in for another dive. Gotta check the wiring. I'd hate to get stuck in there. Ok. Trascendiamo nell'altro corpo, cioè nel mondo spirituale. Someone tried real hard to keep this place a secret. Wonder what's in here on the other side. Ok, qua. Perfetto. Let's see if it worked. Ok, però comunque finisco di darmi una spippolatina in giro, anche se non c'è più niente effettivamente. Ok. Vediamo. Però secondo me posso ogni volta interagire con lui e sentire cos'è che dice. Anche solo per ripercorrere. Shit. Thought I had it this time. It's taking too long. What am I missing? Ok. Sono andato troppo avanti. Sì. Pelo indietro, pelo indietro. Ale, qua. Troppo sotto. Wait. I can feel something's wrong. It's coming. Che cosa starà mai arrivando? Ok, insomma, ci siamo rimessi in pari. Ah, però no, ok. C'è un secondo momento in cui si apre il passaggio. Questo. Però da questa parte è la stessa roba. Non lo so, signori, in realtà cosa ho sbloccato. Rimettiamo in pari l'orologio. Devo spippolare di qua? Tornare indietro a questo punto. Mi sfugge qualcosa allora. Huh, this is signature. So he designed this whole place? Who are you, Thomas Rekovich? Oh beh, insomma.
cercando di capire, signori. Che non ho ben capito che cacchio ho sbloccato. Cosa strana. Cioè, non si capisce bene. Ciao Lu. Proviamo a vedere se è qua il problema. No. Oddio signori, è abbastanza complesso per me in realtà in questo momento. Non sto capendo. C'abbiamo un... Ispezione la stanza nascosta. Ah, vedete, allora devo andare nella stanza nascosta. Ale. Proviamo a tornare nella stanza nascosta. Magari mi sono perso io qualcosa. Non mi sembrava, devo essere sincero, però... Qua vedete. Non lo so, signori. Non lo so, sto provando tutti i poteri, eh. Però anche adesso c'è niente. Bel problema.
forse è cambiato. No. Madonna signori, che casino. Sicuramente sono io che non sto vedendo qualcosa di fondamentale. In teoria gli ho già dato energia a questo bagaglio. In questo momento che lui fa qualcosa qua, vedete? Il problema è che cioè non posso interagire con niente, questo è il problema. Rabbia. Ah, signori, ma chi l'aveva visto? Tacci su e di chi non glielo dice. Proviamo a rimettere in punto l'orologio, va là. Ale. Ah, forse non posso andare di là perché devo andarci con entrambi i corpi. In realtà l'orologio dobbiamo vedere quando anche la parte spirituale può passare. Esatto. Oh oh. I'll never get used to this. Sì, esatto, non credo. I hate to think what kind of photos need this much secrecy. Ah, ok, possiamo sviluppare le foto, mi sa, signori, eh? Credo. Allora. Non dimenticarti della luce rossa, luce 5 secondi, tempo in ogni bacinella 3 secondi. Ok. Procedimento di sviluppo fotografico. 1. Rivelatore. Fa diventare nere le zone della fotografia che sono state esposte alla luce. Quelle che ne hanno ricevuta di meno diventeranno di una tonalità di grigio, mentre quelle non esposte alla luce rimarranno del colore della carta. Bagno di arresto. Ferma il processo di sviluppo. Interrompe gli effetti del rivelatore e neutralizza la carta fotografica. E fissante rimuove l'argento dalla carta e rende permanente l'immagine. Ci sta interessante questa cosa. Ok, I know how this works. I need 3 liquids to develop the photo. Ok, interessantissima questa cosa. Looks like there's a tray missing. Cos'è che manca? Non ho capito bene. Allora, 5 secondi. Ok. Poi foto illuminata. No. No. Non capisco bene cosa mi manchi. Ah, forse i liquidi che sono qua.
that's one. Two more to go. Ne mancano due, ci sta. Nope. Doesn't work. Ok, qua ce n'è un altro. Ok, ce ne manca solo uno. Suppressing, huh? Not sure I like the sound of that. Reprimere il soprannaturale, tra l'altro. Ok. Hope he's not using it as a textbook. Ok. Il martello delle streghe. Bene. Ah, qua è quello liquido. Ale. Hey, that's all of them. This should come in handy. Sì, mancava una vaschetta, giustamente. Dovremmo avere tutto il necessario. Quindi, torniamo a noi. Qua ci mettiamo la vaschetta. Ale. Poi. Liquido. Fissante. Liquido. Multigrado. E qua ci mettiamo l'arresto. Allora, 3 secondi nel multigrado. Too soon. It no. Needs to stay in longer. Sì, scusate, scusate. Non era voluto. Due. Tre. Ok. Poi 3 secondi nel fissante. No, scusate, questo è fissante, sì. Shit, I messed it up. Need to dip it in the right no, order. E che cacchio, allora pensa. Come non ho niente? Ma rimortacci tua. Devo rifare. Allora, riproviamo. Ale. Vabbè. 2, 3, 4, 5. Che palle. Prendi sta cazzo di cosa. Ok, carta illuminata. Poi 1, 2, 3. Togli. Bene. A questo punto lo dobbiamo mettere di qua. 1, 2, 3. Togli. Ce l'abbiamo. Ultimo. 1, 2, 3. Ce l'abbiamo. Fatto. Vediamo. Figo, figo, fighissima questa cosa. È una nostra foto, mi sa. What the hell? Poi ragazzi ci salutiamo, eh. Who's there? Che roba è, signori? Hello? Are you all right? Pronti, Beh, bellino. Aia. Oh God. No, dattela. Madonna, signori, l'ansia.
No, non mi seguire. Madonna, santo Dio. No, 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 no. Madonna. Ok, un po' di stress. Oh, God. No. No, no, no. Morti. Ok, non è proprio proprio semplice. Devo tenermi in mente che devo tenere premuto il tasto per bruciare le falene. Madonna, l'ansia. Poi non vi dico con le cuffie che ti rimbomba, te lo senti proprio dietro al coppino. Brr. Pronti? Andiamo. Don't go. Madonna mia. Oh, God. A parte che è brutto inguardabile quel bestio. Alone. Naked. Tremendamente inquietante. Let me try you on. Oh, God. No. Don't worry. Just not. Ma come? No, no. Ma scusate, ma dove potevo andare? Non sei completamente senza difese contro i pericoli del mondo spirituale. Premi RT per rilasciare energia e creare uno scoppio spirituale. Sì, ma io stavo premendo quello per difendermi, il tasto per difendermi, ma non funzionava. Ok, beh, non lo so, ad ogni modo riproviamo. C'è poco da fare. Che ansia. Dai. Wait. Don't go. Oh, God. Don't corri, corri. Alone. Naked. Mamma mia. Let me try you on. Oh, God. No. No. Don't worry. Ah, che palle. Ho capito adesso, forse. Ah, che palle. Perché praticamente in quella situazione mi respawna davanti. E quindi magari lì devo provare a premere il tasto appunto per fare l'esplosione di energia. Ma non lo sapevo, cioè almeno non avevo notato che mi spawnasse davanti. Don't go. Che mi apparisse davanti. Don't leave me here. Alone. Naked. Madonna, che pelo. Let me try you on. Che ansia. Oh, God. No. Pronti, signori? Ma no, ma l'ho premuto il tasto. Cosa che non gira. Santi Dio. Beh, perché l'ho premuto il tasto a sto giro, ho tenuto premuto RT, come dice i suggerimenti, e l'ho rilasciato. Don't go. Oh, God. Ah, fa solo una piccola esplosione così. Ok. Alone. Ah, ok, infatti se lo premo al momento giusto lo sparo un po' indietro al nemico. Oh, God, no! Aia. Vediamo, Ma no, ma l'ho premuto, ma non ci credo. Vabbè. Ho corso per 2 chilometri, a posto. Simulatore di corsa, ma perché? Ah, che ansia. Non lo so, signori, non è proprio semplice. Perché se premo il tasto non fa niente e... Che devo fare? Wait. Don't go. Oh, God. Don't leave me here. Alone. Mamma mia. Let me try you on. Oh, God. No. Proviamo a premerlo con anticipo.
Ah, magari devo scappare dall'altra parte. Ma come? No, signori, non sto capendo. Allora, il tasto non funziona, non mi difende. Se me lo ritrovo davanti e corro nella direzione opposta, mi prende comunque. Non lo so. Non lo so. Se avete suggerimenti, datemi. Don't go! Oh, God. Don't leave me here. Alone! Naked! Let me try you off. Oh, God! No! Don't worry. Oddio. Ce l'ho fatta. Zitti. Mamma mia, che not a fan of light, huh? Fucking figures. Ragazzi, mi devo sbrogliare da questa situazione del cavolo. Al soggettone non gli... Madonna. Ah, ok. Occhio. Mamma mia, io e lo stealth non andiamo d'accordo. Ale. Che due coglioni. Ah no, ok, va bene. Vaffanculo. Ma è morto almeno? No, si rigenera. Come fare inutilmente complesso un gioco che non ne necessita, diciamo, di questa complessità, però va bene. Riproviamo. Allora, andiamo più stealth. Occhio. Ma chi è questo mostro soprattutto? Mamma mia, signori. Che ansia. You're here.
Madonna, santo Dio, ma stai calmo. Occhio, Ma no! Corri! Corri! C'è la luce! Salvo, ancora per poco. Ricaricati. Ma lo hanno disturbante questa cosa. So e non lo voglio sapere. Posso? Buona signora, la lentezza però, eh. Ho un bruttissimo presentimento. Molto brutto. No. No, non farlo, Falena, non farlo. Aia. Most people spend their whole lives seeing only a fraction of our reality. Lucky them. Ok. Perfetto. I have spent my whole life looking beyond the edges of our reality. Even as a child, I saw things that would break a grown man. Eventually, I grew into it. It became my normal. But that thing, it was anything but normal. I've never encountered anything like this. This ravenous. I felt lost. I came to Neva looking for answers, and all I got was more questions. What was that monster? Who was Thomas? And what did he want from me? Ok, quindi come vedete è tutto un flashback. Marianne, wake up, please. Marianne. I woke up with icy water in my veins. I wanted nothing but to get out of there. To just get up and run until my legs give out, until my lungs collapse. But I knew I couldn't. It wouldn't have solved anything. And besides, sadness needed my help. Ok, fondamentalmente siamo ritornati nella hall del resort. Va bene ragazzi, allora
io vi saluto, spero che come primo appuntamento su The Medium vi sia potuto piacere. Il gioco soffre di qualche problema tecnicuccio, l'avevamo letto diciamo già dalle recensioni dell'anteprima, che insomma tutti quanti lo elogiavano per la veste grafica e non troppo per quella narrativa, sicuramente per l'idea del gioco che è molto particolare, questo dualismo tra realtà materiale e realtà spirituale, quindi sicuramente premia l'idea. E però sì, allora, dal punto di vista narrativo non ha molto carattere, nel senso che comunque è molto troppo lento e spigoloso, nel senso che si a volte incaglia in quisquiglie narrative che potrebbero essere bypassate o quantomeno alleggerita, ecco. Però comunque dai, è piacevole giocarlo, sicuramente è un'alternativa di gioco che vi consiglio, è un bello horror, comunque tiene con insomma un po' di brivido addosso, e quindi sono curioso di proseguirlo. Ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere la vostra, se vi interessa, se vi sta continuando a piacere, se vi è piaciuta la serata, la live, e così lo proseguiremo eventualmente in live. Fatemi un pochino sapere la vostra. Comunque, se non ve lo siete riusciti a vedere insieme a me in live, lo potete recuperare nel secondo canale di YouTube, quindi mi raccomando, non perdetevelo. Ecco, poche parole. Va bene ragazzi, buonanotte a tutti quanti e grazie per avermi seguito fino qui. Ciao e buonanotte.